Finto Brunello, sequestrate 30.000 bottiglie. Il presidente Rossi, leggi più severe contro la contraffazione alimentare. Agguato a Betori, manca il movente, ma l'imputato è colpevole. Omofobia, manifestazione a Firenze in difesa dei diritti civili. Il sindaco di Firenze lavoro per la nuova squadra di giunta. Questo ed altro ancora subito dopo la pubblicità. Il reparto valigeria al botticone della calzatura, anche nel mese di maggio, è sempre più assortito. Grande. Ancor più assortito, i nuovi arrivi, chiaramente della valigeria Roncato siamo leader in Italia di questo prodotto. Venite da noi al botticone a vedere tutta la collezione completa della Roncato, nel rigido e nel morbido. E poi abbiamo altri prodotti da grande prezzo, da grande risparmio, ma non per questo economici. Nel senso, un rapporto qualità-prezzo eccezionale, partiamo con delle valigie a 34-35 euro fino a massimo 49 euro. Venite a risparmiare per viaggiare insieme al botticone della calzatura. Ciao. Ciao! Come sarebbe la vita con minor misericordia? E la malattia, la sofferenza, lo spirito dei nostri confratelli è grande, ma non sostituisce la benzina per le ambulanze o la corrente dei macchinari medici. Per correre la macchina della misericordia ha bisogno del contributo di tutti, anche del tuo. Dai il 5 per 1000 alla Misericordia di Prato con la tua dichiarazione dei redditi e tieni acceso il motore del volontariato, perché se rallenta rischiamo di non arrivare in tempo nella corsa della vita. Dona il 5 per 1000 all'associazione Un Cuore, Un Mondo per sostenere i progetti di assistenza ai bambini cardiopatici dell'ospedale del Cuore di Massa. Essere generosi è facile. Nel riquadro onlus della dichiarazione dei redditi scrivi il codice 92010270459. Sostieni chi sostiene. Con un piano di accumulo Banca Etruria, il tuo capitale cresce come vuoi tu, con rate flessibili nell'importo e nella scadenza. E quando diventerà grande, non te ne sarai quasi accorto. Un piano di accumulo con Banca Etruria, il tuo risparmio, secondo le tue possibilità. Mi avevano chiamato un'altra volta. L'ennesimo colpo in città. Ormai non si parlava d'altro. Svuotato di nuovo. Un lavoro pulito e veloce. Dei veri professionisti. E come al solito, nessuna traccia. Tranne uno. Edizione straordinaria! Beh, novità? Se ne sono andati col bottino. Ancora loro. E chi altri se no? Peppino d'Urgoni. Il tuo 5 per 1000 vale molto. Sostieni l'associazione Noi per Voi per il Maier Onlus. Sostieni chi combatte contro le leucemie ed i tumori infantili. La salute di un bambino vale il tuo 5 per 1000. L'INPS anche quest'anno non invia HUD a pensionati. E c'è internet, dicono. Ma mica tutti ci capiscono, Per fortuna che c'è il CAF CGL. Ci pensano loro a stamparvi il CUD. Inoltre quest'anno c'è un'altra grande novità. Si può fare il 7.30 anche senza sostituto d'imposta. E allora che vi aspettate? Venite al CAF CGL a fare la dichiarazione dei redditi. CAF CGL. In due parole, tutte le soluzioni. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Toscana TV. Apriamo con la cronaca: maxi frode fiscale in Toscana, in Toscana, sequestrate 30.000 bottiglie di falso Brunello di Montalcino, ma anche Chianti e altre etichette di pregio. Il servizio. Attualmente abbiamo sequestrato circa 30.000 bottiglie di vino di apparentemente di elevata qualità, tra cui circa 10.000 bottiglie di Brunello di Montalcino. Ci sarebbe anche l'azienda produttrice di vino del cantante lirico Andrea Bocelli tra le parti lese nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa e frode in commercio che ha portato al maxi sequestro di oltre 30.000 bottiglie di vino.
Le bottiglie con vino contraffatto sono state sequestrate questa mattina dai carabinieri di Siena, congiuntamente ai NAS di Firenze, nell'ambito di un'operazione che ha portato a 25 perquisizioni tra le province di Siena, Grosseto, Arezzo, Genova, Viterbo e Perugia. A far partire 3 mesi fa l'inchiesta la segnalazione di alcuni consumatori. Nel corso del blitz, sequestrati anche ettolitri di vino sfuso pronto per essere commercializzato all'estero, con prezzi anche 10 volte superiori al valore reale. 6 le persone finora indagate per truffe e frode in commercio. L'organizzazione sicuramente si occupava dell'acquisizione di partite di vino sulla cui provenienza stiamo facendo le necessarie verifiche, l'imbottigliamento in centri di aggregazione in gran parte localizzati in Toscana e da qui venivano smerciate su tutto il territorio che vi ho prima descritto. Non ultimo c'era una attività di vendita anche attraverso il web e i canali informatici. I produttori di Brunello e delle aziende di Montalcino risultano naturalmente parte lesa. Siamo rimasti stupiti, abbiamo visto le bottiglie, abbiamo visto un falso ben fatto dall'etichetta alla capsula, la fascetta di OCG. I nostri consumatori hanno la possibilità, andando nel sito del consorzio e digitando il codice alfanumerico, di capire l'azienda produttrice, l'annata di produzione, le analisi, i dati analitici del vino, e a quel punto, se la fascetta dà queste notizie, vuol dire che il vino è realmente Brunello di Montalcino o Rosso di Montalcino. E contro la contraffazione, leggi più severe le chiede il presidente Rossi. La contraffazione del Brunello è un danno di immagine per la Toscana e per tutto il nostro paese. Ci vogliono leggi ancora più severe contro i manipolatori di quello che sono i prodotti di assoluta eccellenza, allineando la nostra legislazione a quella di altri paesi europei. Lo sostiene il presidente della regione Toscana Enrico Rossi, commentando il sequestro di oltre 30.000 bottiglie di vino etichettato anche come Brunello di Montalcino. Frodi e contraffazioni, sottolinea la CIA, sottraggono oltre 1 miliardo di euro l'anno all'agroalimentare nazionale, di cui il 20% scippato al mondo del vino. Dall'inizio della crisi sono più che raddoppiate le frodi nel settore enologico e degli alcolici, con un incremento record del 102% del valore delle bottiglie sequestrate perché adulterate, contraffatte o falsificate. L'assessore regionale all'agricoltura Gianni Salvadori ringrazia tutti gli organi inquirenti che hanno smascherato la truffa perché riescono a controllare e snidare tutti coloro che danneggiano il vino e l'immagine della Toscana nel mondo. Truffano i nostri vini, non hanno nulla a che spartire con i nostri vini, e aggiungo, ringraziando le forze dell'ordine, a cominciare dai NAS che hanno fatto le indagini, che proprio questo fatto, che in Toscana si scovino i truffatori, è la testimonianza più vera che i nostri vini che vanno sul mercato sono controllati e di grande qualità. Laddove le truffe non appaiono mai, qualche dubbio a me lascia e fa sorgere. Veniamo adesso invece all'agguato in Curia a Betori del 2011. Baschini è il colpevole, ma manca comunque il movente, il servizio. Era il 4 novembre 2011. Un uomo minacciò in Curia a Firenze con una pistola l'arcivescovo Giuseppe Betori e ferì con un colpo d'arma da fuoco il suo segretario Don Paolo Brogi. Per la Corte Elso Baschini, 76 anni, è il colpevole e infatti è stato condannato a 12 anni di reclusione, ma ad oggi manca ancora il movente. È quanto scritto nella motivazione della sentenza. Originario di Udine e da tempo residente a Firenze, Baschini era già conosciuto alle forze dell'ordine. Riguardo il movente, secondo i giudici, non sono state chiarificatorie nemmeno le dichiarazioni di uno degli accusatori di Baschini, il suo ex amico Mohamed Kaul Tufik, che parlò di un sentimento di rabbia di Baschini nei confronti dei preti, di mire sul patrimonio devoluto da un'anziana alle istituzioni religiose e dell'intenzione di Baschini di compiere un furto in Curia, dove erano custoditi oggetti preziosi. Nella sentenza si spiega che il silenzio tenuto dall'uomo, che si è sempre dichiarato innocente, non aiuta a fare chiarezza. Ciò però non toglie valenza al contesto probatorio offerto nell'istruttoria dibattimentale, giacché caratterizzato da un alto grado di razionalità e quindi dalla certezza processuale che consente di attribuire all'imputato la condotta in contestazione come fatto proprio. Perciò diviene irrilevante l'assenza del movente. In sostanza, sembra non esserci dubbi che il colpevole sia lui, ma non si sa che cosa lo abbia spinto al gesto.
Omofobia nel pomeriggio, una manifestazione in centro a Firenze. Sul registro degli eventi era segnato come convegno sui temi della famiglia, ma il titolo dell'incontro che si è tenuto oggi in Consiglio regionale era piuttosto diverso. L'ideologia gender all'attacco delle libertà di educazione e di espressione. Contro il convegno organizzato da Manif pour tous Italia, braccio nostrano dell'omonima associazione francese che professa idee cattoliche e conservatrici, diverse organizzazioni che si battono per i diritti civili hanno messo in atto una protesta davanti alla sede del Consiglio, spostandosi poi in piazza San Lorenzo. Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi si è dissociato sulla sua pagina Facebook da questo tipo di iniziativa, ha detto che non ne condivide né i contenuti né delle modalità. Comunque siamo qua anche per rimarcare che la società civile toscana, fiorentina, i movimenti di gay, lesbiche, bisessuali e trans, e tanti movimenti e delle donne sono qua appunto per opporsi a questo atto che noi leggiamo come un atto di propaganda in qualche modo contro i diritti, contro la laicità dello Stato fondamentalmente. Presente alla manifestazione anche un nome storico della difesa dei diritti umani come Lidia Menapace, senatrice nel secondo governo Prodi. In sostanza l'importante è dire che qualunque comportamento sessuale, purché non violento e non dannoso a qualcun altro, non ha bisogno di essere nemmeno garantito, è un diritto nativo, fondamentale, non so come dire. Mi sembra persino ridicolo che si debba legiferare su queste cose. Presidio dei lavoratori di Eco Firenze, sentite perché in questo servizio. Siamo con Marco Bombini della CGIL davanti all'azienda Eco Firenze che ha subito un sequestro a febbraio da parte della forestale. Che cosa è successo e perché voi siete qui davanti ai cancelli stamani a protestare? Ma non siamo a protestare, noi siamo a esprimere preoccupazione perché ovviamente qua dentro ci lavorano circa 60 persone, da circa 2 anni stiamo facendo di tutto per salvare l'azienda, abbiamo accettato rateizzazione di pagamento degli stipendi, fra l'altro ci sono anche dei ritardi piuttosto importanti degli stipendi, ma i lavoratori hanno accettato di tutto pur di salvare l'azienda. È ovvio questo di fronte a un piano industriale che ovviamente garantisca la riapertura. Le notizie di stampa sono apparse recentemente dove si parlava di sequestro, addirittura si parlava di revoca dell'autorizzazione al funzionamento, praticamente azzerano ogni possibilità di ripartenza di questa azienda. Noi siamo a esprimere la nostra preoccupazione perché questa è un'azienda che avrebbe mercato, che ha mercato, che è un'azienda che ha professionalità, che ha produttività, occorre però che ci sia un minimo di attenzione su quelle che sono le conseguenze di tutto quello che potrebbe succedere. E le notizie che sono apparse sulla stampa ci dicono dalla proprietà che non sono esattamente corrette, cioè che in realtà non è una revoca all'autorizzazione al funzionamento ma semplicemente un atto dovuto per far ripartire l'azienda. Noi speriamo che questo sia effettivamente vero e questo lo appureremo con il comitato di crisi e con la riunione che noi domani avremo con la proprietà e con le istituzioni, perché se così non è ovviamente, ma se invece fosse, come abbiamo letto sulla stampa, una revoca al funzionamento, ovviamente questa azienda sarebbe costretta probabilmente alla chiusura e conseguentemente al fallimento con la perdita di 60 posti di lavoro. Vi hanno dato alcune garanzie però di una ripartenza breve almeno della lavorazione interna o no? Allora, ufficialmente ancora non abbiamo notizie, le avremo probabilmente domani. Noi le notizie che abbiamo le abbiamo solo lette sulla stampa, che presumo l'avete letto anche voi, che si parla appunto di revoca al funzionamento e sequestro degli impianti, e domani abbiamo questo incontro al tavolo di crisi dove proveremo con le istituzioni e con la proprietà ad avere chiarezza sul futuro di questa azienda. Il nuovo sindaco di Firenze, Dario Nardella, lavora per comporre la nuova squadra di giunta. Lo ha promesso giunta entro lunedì e ci sta lavorando. Dario Nardella impiega i primi giorni da neosindaco a cercare di mettere insieme i nomi della sua squadra, a partire dal vice sindaco, ruolo per il quale sta cercando di convincere Elisa Simoni, la deputata più votata alle primarie PD per il Parlamento, che però pare non così convinta ad abbandonare Roma per tornare a Firenze. Forse potrebbe accettare un doppio incarico, sempre che l'idea venga accettata nel partito, in verità sicuramente ben disposto nei confronti di chi ha portato a casa un risultato forte come quello fiorentino. In alternativa il ruolo di vice potrebbe toccare a Caterina Biti, miss preferenze a queste amministrative, per la quale potrebbe però arrivare una riconferma in giunta o in alternativa il ruolo di presidente del consiglio comunale. Per quanto riguarda altri possibili bis, Cristina Giacchi potrebbe essere riconfermata alla scuola e Tita Meucci all'urbanistica. La patata bollente del traffico, con la spada di Damocle dei prossimi cantieri, andrebbe a Stefano Giorgetti, assessore uscente della provincia, mentre si parla di Sara Funaro per il sociale e di Federico Gianassi, segretario del PD fiorentino per il
il bilancio. Tra gli altri nomi che girano, quelli di Massimo Fratini, Cecilia Pezza, Angelo Bassi, Leonardo Biber. Poi ci sono gli ex sindaci come Simone Gherio, Giovanni Bettarini. Situazione fluida, l'unica certezza, per ora, quella della metà dei posti riservata a donne. Prima uscita pubblica per il neo sindaco di Pescia, Oreste Giurlani. Primo appuntamento per il neoeletto sindaco di Pescia, Oreste Giurlani. Subito dopo la cerimonia di insediamento, stamani Giurlani ha incontrato il consiglio comunale dei ragazzi. Sì, proprio oggi sono entrato in comune per la prima volta. Ieri ho avuto da parte della commissione elettorale la proclamazione, quindi io sono sindaco di Pescia a tutti gli effetti. E sono entrato in comune e ho già cominciato a prendere, diciamo, possesso di questo comune. E devo dire con molta emozione, con molta anche responsabilità, perché i cittadini di Pescia al 64% mi ha votato e quindi la responsabilità che mi porto addosso e anche del lavoro che dovrò fare sarà molto grande, proprio perché si aspettano da me risposte, si aspettano da me soprattutto un salto di qualità di questo comune rispetto alle esigenze della comunità locale. La prima iniziativa, forse appunto anche simbolica, è l'incontro con il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Sì, Pescia a suo tempo ha fatto questa cosa molto meritevole, perché vuol dire coinvolgere i giovani nelle istituzioni, di cosa vuol dire governare un comune, cosa vuol dire avere anche dei ruoli di responsabilità. Mi sembra sia capiti proprio a pennello, perché mi insedio, prendo possesso di questo comune, divento sindaco nel momento in cui si riunisce ufficialmente il Consiglio dei Ragazzi. Siccome io nella mia campagna elettorale ho detto che bisogna puntare ai giovani, bisogna puntare al lavoro, bisogna puntare al fatto che questa comunità cresca anche per un futuro, penso non ci sia cosa migliore far combaciare oggi il mio insediamento con il Consiglio dei Ragazzi. Ecco perché lo ritengo importante ed è un segnale che voglio lanciare a tutta la cittadinanza e non solo. Il sottosegretario allo sviluppo economico con delega alle telecomunicazioni Giacomelli, intervistato dal DN Cronos, ha annunciato la riforma del canone RAI. Con una riforma radicale del canone, è quello a cui stiamo lavorando. Per il prossimo anno, diciamo, la riforma sarà in atto e tutti potranno giudicare la nostra scelta, che è ispirata a due criteri. Uno, portare l'equità in una contribuzione che oggi è uguale per tutti e dunque pesa su tutti nello stesso modo, e noi giudichiamo questo ingiusto. Due, eliminare la possibilità dell'evasione e quindi eliminare in radice l'evasione, che è un fatto intollerabile e imbarazzante, e quindi togliere anche a questa tassa l'odiosità con cui viene percepita dalla pubblica opinione e riportare un rapporto più corretto e virtuoso tra i cittadini, il servizio pubblico, il sistema delle comunicazioni. E adesso invece trasferiamoci alla mensa Caritas. È chiamato povero o dimenticato e spesso viene ributtato in mare o rimane invenduto perché non ha i requisiti commerciali dalla grande distribuzione. Ma il pesce azzurro non è solo economico ma anche buono per il palato e per la salute. Acciughe, sardine, muggine, sugarello. La regione toscana lo sta promuovendo da anni. Ora, grazie a un accordo con Union Camere, l'invenduto di alcune cooperative entra nelle mense della Caritas. Di quante quantità di pesce stiamo parlando? Ma intanto sono stati già 50 kg, ma continueranno, non è una scelta secondaria, è una scelta di grande prospettiva. E questo incontro fra la Caritas, la povertà e questa esperienza della gestione del pesce in Toscana è sicuramente una condizione che può guardare al futuro. Lo facciamo facendo dei mangiari ottimi. E questo è un altro elemento, cioè alla povertà non si sta attenti in modo peloso, ci stiamo attenti con tanta dignità. In questi primi tre anni la promozione del pesce povero ha riguardato la grande distribuzione, i ristoranti e le scuole alberghiere. Adesso l'obiettivo sono le mense scolastiche, aziendali e del terzo settore. Il pesce verrà consegnato sfilettato e sottovuoto e il personale della cucina delle mense scolastiche verrà formato da un cuoco, un biologo marino e un pescatore professionista. E all'ospedale di Pistoia il reparto di radiologia è stato potenziato.
L'ospedale San Jacopo di Pistoia raddoppia le cure per i malati oncologici, intensificando l'attività della radioterapia. Attualmente è in funzione un acceleratore lineare di ultima generazione, appositamente acquistato per il nuovo ospedale. In attesa che venga trasferito l'acceleratore, che è stato finora attivo al ceppo, la struttura diretta dal dottor Marco Stefanacci ha deciso di garantire fin da subito la doppia operatività, aumentando i turni di medici e tecnici. Con due acceleratori lineari, il San Jacopo potrà diventare un centro di riferimento importante per la radioterapia nell'area vasta. Con l'istituzione del doppio turno nella radioterapia si potranno curare fino a 30 pazienti al giorno. Lo ha reso noto il dottor Marco Stefanacci, direttore dell'importante struttura inaugurata lo scorso marzo. Il nuovo acceleratore lineare, ormai pienamente operativo nel nuovo reparto radioterapico, è un macchinario di ultimissima generazione che dispone di un sistema gestionale talmente evoluto che il personale, medici e tecnici, hanno dovuto frequentare un apposito corso di formazione per poterlo utilizzare in modo ottimale sui pazienti sottoposti ai trattamenti radioterapici. Tra le innovative caratteristiche spicca la capacità di attaccare con la giusta dose di radiazione la zona da irradiare, permettendo così un risparmio maggiore dei tessuti circostanti. Scegliere l'università non è mai facile, adesso c'è un nuovo strumento. Dal 28 luglio al 1 agosto, 390 studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori toscane, ma il 20% di loro potrà provenire anche da fuori regione, parteciperà a Tuo et Uni, acronimo per Toscana Università e Orientamento, una 4 giorni completamente gratuita organizzata dalla regione con fondi europei, insieme agli Atenei toscani, le 3 università e le scuole superiori di Pisa, Normale e Sant'Anna, per offrire loro una bussola di orientamento nella scelta universitaria. Noi cerchiamo di mettere questi ragazzi davanti all'università in maniera non formale e quindi la sera a cena con il rettore, a conoscere cosa fa l'università, ma anche, questa è la vera novità di quest'anno, avere anche dei contatti con il mondo delle imprese, con il mondo della società civile, che racconta la sua esperienza e fa vedere quanto sia importante fare una corretta scelta. Gli interessati hanno tempo fino al 13 giugno per presentare le domande, tutte le info sul portale Giovani Sì. Entro il 17 giugno verranno fatte le graduatorie. L'iniziativa è stata proposta anche lo scorso anno. Ovviamente noi abbiamo privilegiato l'accesso a quei ragazzi che hanno più bisogno, quindi ovviamente abbiamo fatto attenzione a questo, anche alla soglia ISEE della famiglia, quindi abbiamo orientato la scelta su questo ambito. La risposta è stata straordinaria, tanta energia, i nostri ragazzi hanno voglia di conoscere, voglia di confrontarsi e hanno voglia di veramente mettersi a confronto col sistema dell'università e soprattutto il mondo del lavoro, vedono un'occasione importante come un ponte occupazionale. Il campione italiano Andrea Iannone sfreccerà con la sua moto sul circuito della Mugello con il logo di Siena, candidata a capitale europea della cultura 2019. Il logo di Siena, candidata a capitale europea della cultura 2019, sfreccia in sella alla Ducati del team Pramac Racing in occasione del GP d'Italia al Mugello. MotoGP World Meets Culture è questo il titolo dell'evento che ha presentato al pubblico l'iniziativa questa mattina. Sulla carena della moto il logo Siena 2019 con la stessa Ducati messa a disposizione di pubblico e curiosi nella suggestiva cornice del cortile del Podestà di Palazzo Pubblico in Piazza del Campo. Ascoltiamo il pilota Andrea Iannone. Ma sicuramente sono molto orgoglioso, molto onorato di poter portare questo logo sulla mia moto e in gara domenica a Mugello, in una gara così speciale per noi, per me, pilota italiano, ma comunque per tutti i piloti italiani, il Mugello, gli italiani, il Mugello è una delle gare più belle, più speciali e sicuramente più importanti. Speriamo di riuscire ad ottenere risultati importanti con questo logo, ma soprattutto per me, per la Ducati, per la Pramac. Diciamo, siamo tutti in casa, siamo tutti molto vicini al Mugello, quindi io ci tengo particolarmente. Orgoglioso dell'iniziativa anche Paolo Campinotti, proprietario del team Pramac. Ma principalmente un motivo d'orgoglio è poter contribuire a questa candidatura, soprattutto sarebbe veramente una cosa bella che Siena riuscisse ad ottenerla, quindi anche se possiamo fare un piccolissimo contributo faremo il possibile perché questo avvenga.
Siena 2019 si conferma protagonista di una significativa collaborazione tra mondo culturale e mondo sportivo, dimostrando ancora una volta come lo sport sia uno degli elementi centrali per la candidatura di Siena a Capitale Europea della Cultura 2019, una piattaforma importante per il perseguimento di valori e obiettivi condivisi. Ne ha parlato il primo cittadino di Siena, Bruno Valentini. E qui noi con la sfida della Capitale Europea ci giochiamo una grande carta, che è quella del talento, un talento che si gioca a livello di acrobazie e di abilità, si gioca a livello di tecnologie italiane sono dietro i Chimi Ducati, e un talento di una grande azienda che è la Pramac, che è una delle più grandi aziende del nostro territorio, che da anni sponsorizza una delle passioni degli italiani. È davvero tutto, adesso pausa, poi il TG di Prato. Una buona serata a tutti e ben ritrovati con le previsioni del tempo a cura del Consorzio Lamma. L'immagine che vedete alle mie spalle rappresenta la carta della pressione al suolo prevista per la giornata di domani. Possiamo osservare una vasta area di bassa pressione su tutta l'Europa centrale e orientale e alta pressione invece sull'Atlantico. Questa depressione porta a condizioni di instabilità atmosferica su tutto il centro-nord Italia, anche sulla nostra regione. Saranno quindi possibili dei rovesci sparsi. Vediamo infatti la previsione, rovesci o temporali nel corso della giornata di domani, a partire dalla tarda mattinata e nelle ore centrali della giornata, quindi nel pomeriggio, rovesci o temporali sulle zone interne, in particolare centro-settentrionale, sull'Appennino, va un po' meglio sulla costa dove il cielo sarà in prevalenza parzialmente nuvoloso. I venti sono previsti ancora da ovest, sud-ovest, sulla parte settentrionale, da nord-ovest su quella meridionale, i mari fra poco mossi e mossi. Le temperature sono previste stazionarie intorno ai 23-24 gradi di valore massimo. Per quanto riguarda la giornata di sabato, inizialmente in mattinata passa della nuvolosità da nord verso sud, che potrà dar luogo anche a qualche pioggia sparsa, poi nel corso del pomeriggio è atteso invece un miglioramento, il cielo si presenterà fra il sereno e il poco nuvoloso, c'è la possibilità però sulle zone meridionali, in particolare sul Grossetano, sulle zone interne, di qualche temporale, qualche rovescio sparso anche nel corso del pomeriggio. I venti, lo vedete, si dispongono dai quadranti settentrionali, saranno in rinforzo, quindi saranno moderati, localmente anche forti, mari poco mossi, sottocosta mossi al largo. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. Per la giornata di domenica inizialmente avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sulle zone interne con possibilità di qualche rovescio sparso. È tutto per oggi, grazie per l'attenzione. Easy Room è una casetta multifunzione in grado di soddisfare ogni esigenza. Grazie a pannelli ad incastro e tetto mobile è ideale per piscina, giardino, mare. Easy Room versione Family propone i principali servizi di un'abitazione. Numerose opzioni la rendono unica e componibile da 1 a 3 moduli. Easy Room Relax è la versione dedicata al rilassamento del corpo e della mente. Contattaci telefonicamente o visita il nostro sito web. Vados Mare, la tua vacanza in Sardegna. In località Vados, in una cornice di suggestivi panorami, a 300 metri da un comprensorio che offre 4 km di sabbia bianca e finissima, si trova il residence Vados Mare. Luogo ideale per coloro che vogliono trascorrere una vacanza all'insegna del relax e della tranquillità, senza rinunciare ai piaceri delle serate in Costa Smeralda, distante solo pochi chilometri. Residence Vados Mare. Per informazioni e prenotazioni www.vadosmare.it. Mi avevano chiamato un'altra volta, l'ennesimo colpo in città. Ormai non si parlava d'altro. Svuotato di nuovo. Un lavoro pulito e veloce, dei veri professionisti. E come al solito, nessuna traccia. Tranne una. Edizione straordinaria! Beh,
Novità? Se ne sono andati col bottino. Ancora loro. E chi altri se no? Peppino d'Urgoni. In Italia circa 12 milioni di persone ha un'età superiore ai 65 anni e uno su quattro vive da solo. In Toscana più di 500 associazioni creano per loro momenti di incontro, aggregazione e socializzazione. CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana, aiuta le associazioni di volontariato con progetti mirati e gratuiti. Il volontariato toscano ha i numeri. Campagna promossa da CESVOT. Buonasera a tutti, buonasera dal TG Prato. Licenziati 9 dipendenti del Museo Pecci dal lunedì. Già dal lunedì sono senza lavoro e oggi hanno protestato. Sentite Leonora Barbieri. I protagonisti dell'incontro pubblico voluto questo pomeriggio dal direttore del Centro Pecci, Fabio Cavallucci, sono stati i 9 dipendenti licenziati sabato scorso per decisione del CDA. Nessuna protesta eclatante, ma solo una presenza silenziosa segnalata da un numerino attaccato sul petto. La vicenda iniziata lo scorso autunno è peggiorata precipitosamente venerdì, quando il CDA ha rifiutato i 350.000 euro offerti dalla Regione per congelare i licenziamenti. Da qui sono partite le 9 lettere di licenziamento. Non pensavamo che l'ultimo atto, l'ultimo gesto della giunta Cenni fosse un gesto così radicale, così eclatante, così violento e soprattutto inaspettato. Guarda, ti dico una cosa, in 2 settimane è la terza volta che compaio ai microfoni di Toscana TV. Le prime 2 la scorsa settimana in occasione di Prato in contemporanea, quando ho fatto per conto del museo l'allestitore dell'opera della Kaikkonen e anche il traduttore in simultanea ai tuoi microfoni. Mi sono sentito anche fare i complimenti e essere ringraziato per la qualità del mio lavoro e poi la sera del giorno stesso dell'inaugurazione di Contemporanea, il venerdì sera, il sindaco e il consiglio di amministrazione firmano 9 lettere di licenziamento. Se questo è ringraziamento, io ti dico la prossima volta spero di stare antipatico. Il neo sindaco Matteo Biffoni, presente all'incontro, non ha preso impegni precisi ma ha promesso che si occuperà della questione, così come si è impegnato personalmente per trovare una soluzione il direttore del Pecci. Quanto alla presidenza del Centro per l'Arte Contemporanea, al momento nelle mani del sindaco, Biffoni non ha smentito la voce che potrebbe essere nominato Fabio Gori, attuale membro del CDA. Diciamo, con le varie cose a cui devo pensare, io francamente ancora non ci ho messo proprio tutta l'attenzione. So che sì, vorrei affidare la presidenza del Pecci a una persona preparata, competente e appassionata e innamorata di questa struttura, però vi dico onestamente che ancora ci devo pensare. E domani mattina alle 10 nella sala del pellegrinaggio del vecchio ospedale il presidente della regione Enrico Rossi presenterà la campagna di comunicazione in italiano e cinese rivolta alle imprese e relativa al piano straordinario di interventi in materia di prevenzione dei rischi e di sicurezza varato dalla regione. Rossi sarà accompagnato dal responsabile del coordinamento del progetto, Renzo Berti. All'iniziativa sono stati invitati rappresentanti del consolato e della comunità cinese, nonché del mondo economico e del lavoro. Ritornano al loro lavoro gli assessori della Giunta Cenni. Chiusa la parentesi politica più o meno lunga, per molti è tempo di tornare al passato. Decaduto l'incarico, gli assessori della Giunta Cenni tornano al lavoro. L'ex vice sindaco Goffredo Borchi, dopo 24 anni di politica attiva in veste di consigliere comunale con un intermezzo di consigliere provinciale, torna a occuparsi del suo studio professionale. Riprende il suo lavoro di insegnante Rita Pieri, in consiglio comunale dal 1995, prima come consigliere e dal 2009 come assessore all'istruzione. Pieri, come l'ex assessore alle politiche
politiche sociali Dante Mondanelli nel Salone Consiliare ci tornerà, ma da consigliere. Per Mondanelli il futuro è all'ospedale Santo Stefano, cardiologo di professione in forza alla ASL 4. A tempo pieno rientra nella sua azienda tessile Roberto Caverni. Lunghissima anche per lui la carriera politica, dal 2000 al 2004 consigliere regionale, dal 2004 al 2009 consigliere comunale, negli ultimi 5 anni assessore a mobilità e attività produttive. Gianni Cenni, dal 1999 al 2004 consigliere provinciale, nei 5 anni successivi consigliere comunale e poi assessore all'urbanistica, riprende full time l'attività di avvocato nel suo studio legale, mentre torna nel suo studio di commercialista l'ex assessore al bilancio Adriano Ballerini. È avvocato anche Filippo Bernocchi, ininterrottamente in consiglio comunale dal 1995, ex assessore alle grandi opere. Professione a parte, per lui continua il percorso nell'ANCI con l'incarico di delegato alle politiche energetiche e si apre una nuova fase a Vernio, dove entra nel consiglio comunale dopo essersi presentato come candidato sindaco. Giorgio Silli, ex assessore all'immigrazione, appena nominato da Silvio Berlusconi responsabile nazionale di Forza Italia per i temi dell'immigrazione e dell'integrazione, è perito industriale. Annalisa Nocentini, ex assessore all'innovazione ed ex segretario generale della UIL, attualmente ricopre il ruolo di vicepresidente della Croce d'Oro. L'ex assessore alla sicurezza Aldo Milone, che entra nel nuovo consiglio comunale, torna alla commissione tributaria di cui è direttore, ma giura che continuerà ad occuparsi di sicurezza e farà un'attenta e dura opposizione al sindaco Biffoni. Infine gli ex assessori Anna Beltrame e Matteo Grazzini, rispettivamente cultura e sport, riprenderanno la loro attività di giornalisti. E per la prima volta da 63 anni in Consiglio Comunale non è rappresentata la destra. La destra non risponde all'appello in Consiglio Comunale, per la prima volta da 63 anni a questa parte. La nuova composizione, frutto del voto amministrativo di domenica scorsa, non comprende infatti nessun esponente di quell'area politica. L'assenza è stata subito notata. Sebastiano Campo, segretario provinciale del Fronte Nazionale, commenta con amarezza il vuoto e se la prende con le scelte che sono state fatte negli ultimi anni. Un movimento che, dopo aver raggiunto vette di consenso impressionanti, scrive, non riesce a esprimere un suo esponente ed è veramente incredibile, una cosa di cui si devono vergognare i vari dirigenti che si sono succeduti in questi anni alla guida della nostra comunità politica. L'errore più grande è stato confluire in un partito unico, il PDL. Insomma, spuntano i lunghi coltelli e anche i propositi. Ho deciso, annuncia Campo, di impegnarmi personalmente di creare una nuova alternativa credibile per il 2019. Un po' di storia: il movimento sociale entra in consiglio comunale con le elezioni del 1951 e ci resta fino al 1995, anno della trasformazione. Muore l'MSI e nasce Alleanza Nazionale. È l'inizio di una nuova avventura anche a Prato. Cresce il consenso e in consiglio comunale arrivano diversi consiglieri che hanno mantenuto un ruolo fino alla scorsa settimana. Qualcuno di destra, chi con Fratelli d'Italia, chi con Alleanza Sociale, si è messo in corsa anche questa volta, ma senza successo. E ieri sera festa in piazza con 600 persone per la riconferma a sindaco di Montemurlo di Mauro Lorenzini. Barbieri. Si è trasformato in una grande festa di piazza il grazie che ieri sera in Piazza della Libertà Mauro Lorenzini ha voluto rivolgere ai 5.918 elettori che gli hanno dato nuovamente fiducia, aprendo le porte al suo secondo mandato da sindaco di Montemurlo. Dal palco della festa organizzata dal PD montemurlese, il confermato primo cittadino si è rivolto alle centinaia di persone presenti per rinnovare gli impegni già presi in campagna elettorale per disegnare la città del futuro. Ha vinto la Montemurlo che pensa e vuole costruire il proprio futuro, cercando di dare prospettive a se stesse, ai propri cari, ai propri figli, cercare di continuare. Poi via libera, musica, balli e a tappi di spumante per brindare alla vittoria. Da oggi si comincia a lavorare. Chi sceglie di fare politica deve pensare a noi, deve pensare a tutti, non deve fare distinzione tra chi gli ha dato un voto e chi non gli ha dato, ma deve pensare al bene comune, perché è così che si cresce politicamente. E allora io credo che questo sia importante anche ritornare a quella buona politica.
La cronaca: è stato trovato privo di vita in un castagneto vicino al borgo di Migliana. Siamo nel comune di Cantagallo, nell'alta Val di Bisenzio. La vittima è un 80enne del posto. L'allarme è scattato intorno alle 22 quando è stata fatta la tragica scoperta. Il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza con il medico della Croce Rossa di Vernio. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Montemurlo e i carabinieri. L'anziano non aveva fatto rientro a casa per cena e i familiari si sono subito preoccupati per questa assenza. La morte è dovuta a un malore. I soccorritori sono rimasti sul posto per oltre un'ora prima di riuscire a recuperare la salma, che si trovava in un punto impervio e particolarmente difficile da raggiungere. Sabato si celebra la giornata mondiale contro il fumo. Il Centro per i diritti del malato scrive al ministro della Salute Lorenzin e al sindaco Biffoni. Sentite perché. 157 le persone, età media 49 anni, per oltre il 50% uomini, che nel 2013 si sono rivolti al centro antifumo dell'ASL 4 per smettere di fumare. Una battaglia dura, difficile, ma non impossibile sconfiggere la dipendenza dalla nicotina. La maggior parte di chi intraprende il percorso ce la fa. Sabato prossimo anche Prato aderisce alla giornata mondiale senza fumo di tabacco. E proprio da Prato, dal Centro per i diritti del malato, parte una lettera indirizzata al ministro della Salute Beatrice Lorenzin per sollecitare l'approvazione di una legge già bocciata in passato dal Parlamento che vieti il fumo in auto se sono presenti bambini e donne in stato di gravidanza. La proposta era stata già anticipata al ministro, che nelle settimane scorse ha fatto tappa a Prato per visitare il nuovo ospedale. Non solo, il Centro per i diritti del malato scriverà anche al sindaco Biffoni per chiedere un'ordinanza che vieti di fumare nei giardini pubblici e in particolare nelle vicinanze delle aree destinate al gioco dei bambini. I danni che provoca il fumo, anche passivo, sono enormi, commenta il presidente del centro, Fabio Baldi. Dobbiamo assolutamente adottare ogni provvedimento finalizzato alla tutela della salute dei cittadini. Spero che il ministro Lorenzin e il sindaco recepiscano le nostre richieste. Infine, Baldi chiede all'ASL 4 di porre maggiore attenzione al rispetto del divieto di fumo fuori dal nuovo ospedale, uno dei primi in Italia a essere totalmente no smoking. Non lo chiedo perché sono a favore delle multe a raffica, spiega il presidente del centro per i diritti del malato, ma perché la salute è un bene prezioso e perché molti non fumatori sono costretti a subire il fumo passivo anche dove, è il caso del parcheggio e delle aree adiacenti il nosocomio, accendere una sigaretta è vietato. Ricordo che ogni anno in Toscana sono più di 4.000 i decessi causati dalle conseguenze del fumo. E il turismo congressuale potrebbe sbarcare a Prato, vi racconta il motivo Eleonora Barbieri. L'associazione turistica Bisenzius punta al mondo dei convegni e dei congressi per combattere la crisi e sfruttare al massimo la capacità attrattiva esercitata da Firenze. Nata un anno e mezzo fa per volontà di un gruppo di albergatori di Prato e della Piana Fiorentina lungo il corso del fiume Bisenzio, l'associazione si è riunita stamani all'Hotel Datini di Prato per stringere l'alleanza con la Florence Convention Bureau, leader nell'organizzazione di eventi congressuali, fiere e meeting. L'idea è quella di offrire pacchetti alternativi a quelli fiorentini caratterizzati da qualità e prezzi altissimi, oltre che al solo spazio della Fortezza d'Abbasso per gli eventi congressuali. L'associazione Bisenzius mette sul piatto 300 camere a prezzi concorrenziali e sale congressuali per tutte le esigenze, che hanno come punto di riferimento lo spazio reale a San Donnino. Viene sfruttata la vicinanza a Firenze, ma la concorrenza viene fatta alle altre grandi città congressuali come Rimini, Fiuggi e Salsomaggiore. Noi siamo inseriti nella Firenze Convention Bureau, che ha una potenzialità tale per cui in tutti gli anni riesce a portare a Firenze diversi congressi. Noi ci posizioniamo all'interno di questa notevole struttura con i nostri alberghi, con le nostre strutture della Piana del Bisenzio e di Prato, soprattutto quella periferia. Ci posizioniamo in modo tale da accogliere quei congressi che non possono permettersi evidentemente di alloggiare nel centro di Firenze e di utilizzare la fortezza. L'ottica in cui si muove il gruppo è quella di area vasta, che significa sinergia tra realtà simili. Bisenzius in sostanza ha eliminato i confini provinciali e si muove in ambito metropolitano ben prima delle istituzioni locali. È tutto, grazie, arrivederci dal TG Prato.
Certo che al mercatino della calzatura ci sono un monte di calzature. Cosa pensavi di trovarci? Canne da pesca? Sì, però io vorrei una scarpa bella, alla moda, ma soprattutto confortevole. Sei nel posto giusto! Abbiamo le Easy, le Lomer, le Callaghan e le Superga! Che bello! Ma le posso provare tutte? Luciano, aspetta, non so ancora quale scegliere! Prenditela comoda! Compagnia Iris, la più grande organizzazione di implantologia ed estetica dentale della Toscana e della Liguria. 10 studi dentistici, 35 ambulatori odontoiatrici, centro di chirurgia con anestesia generale e sedazione, 3 TAC 3D che permettono di effettuare diagnosi precise, radiografie panoramiche ed endorali in tutti i centri. Acquisto centralizzato dei materiali di qualità per abbassare i costi. I centri sono specializzati nella chirurgia implantologica. La chirurgia guidata permette di operare con una tecnica minimamente invasiva, adatta anche a pazienti di età avanzata. Mediante la TAC 3D viene eseguita una simulazione al computer, così il giorno dell'intervento tutto sarà pronto per inserire gli impianti e mettere subito i nuovi denti fissi. Questa è Iris, la compagnia odontoiatrica del dottor Cesare Poleschi in Toscana e Liguria. Iris ha la soluzione anche per i casi più complessi. È nata la nuova app di ASM Prato. ASM informa. Vuoi trovare il punto di raccolta più vicino? Vuoi prenotare il ritiro di un mobile ingombrante? Per queste e tante altre informazioni, scarica l'app di ASM. ASM informa. L'app che tiene pulita la tua città. Buonasera e benvenuti alla pagina sportiva del nostro TG. Apriamo con il basket. La Montepaschi Siena è approdata alle semifinali dei playoff Scudetto, battendo ieri sera nella gara 5 dei quarti per 84-79 Reggio Emilia. L'avventura dunque per i senesi continua. In gara 1 di semifinale sabato a Siena affronteranno l'Acea Roma. E ora ci occupiamo di ciclismo. Nella tappa pratese del Giro d'Italia storico anche un partecipante un po' particolare, proveniente da un'altra disciplina. Vezio Trifoni lo ha intervistato. Anche Yuri Chechi al Giro d'Italia d'epoca, insomma un bel clima e soprattutto insomma, un modo diverso di andare in bicicletta. Fortunatamente ancora sì, qualcuno riesce a far sì che si possa vivere la bicicletta nel modo migliore, poi ricordando anche chi l'ha fatto molto tempo fa e anche meglio, forse ci fa molto piacere, però queste sono, come dicevo, il classico modo per godersi una bella giornata di sole come oggi, con un po' di amici, con il giusto spirito competitivo e non competitivo che dovrebbe animare queste manifestazioni. Lo dicevi te prima, secondo memoria Lenzo Coppini, insomma ricordiamo un grande di Prato e un grande non solo ciclista ma un grande uomo. Guarda, conoscevo lui, conosco bene la famiglia e era molto amico anche di mio padre, appassionato di grande appassionato di ciclismo, quindi insomma ci siamo visti più volte e devo dire che chi come lui e altri hanno fatto un po' la storia di questo sport, di questa città, che in qualche modo forse si dimentica un po' troppo spesso di personaggi che hanno fatto molto come il Coppini, è bello e giusto ricordarli con manifestazioni come questa. Ora ci occupiamo di football americano con Carlo Carotenuto. Si giocherà questo fine settimana, domenica alle 18 allo stadio di Via del Perugino al Ponte all'Indiano, l'ultima giornata della stagione regolare del campionato nazionale di seconda divisione di football americano.
per molti gironi i giochi sono fatti, non per quello dei Guelfi, che potrebbero ancora essere una delle migliori 12 formazioni che si giocheranno i playoff. La possibilità di prolungare il campionato però per i fiorentini sono appese a un filo, in mano ai campioni in carica dei Grizzlies Roma, che sabato sera scenderanno in campo a Pesaro contro gli Angels. Il pronostico vede favoriti i romani. Se i Grizzlies però dovessero inciampare e i Guelfi vincere, i fiorentini conquisterebbero il pass per le partite che più contano. La squadra di coach Paciaroni dovrà superare comunque l'ostacolo Draghi-Udine, che invece è una squadra temibile. Si sono assicurati il primo posto nel loro girone con una giornata di anticipo. I friulani vantano la seconda miglior difesa per yards concesse agli avversari, e questa sarà una sfida della sfida, visto che la difesa numero uno è proprio quella gigliata. I rispettivi attacchi quindi dovranno sudare per mettere a posto sul tabellone i punti che servono, anche se non mancano le individualità tra le due formazioni, come Bardini e De Vitis per Firenze o come il running back Odiase per i friulani. Spettacolo quindi garantito ancora una volta domenica alle 18. E ora torniamo a Prato, dove Vezio Tifoni ancora ci parla di un'interessante iniziativa. Smile Park 2014, ingresso libero alla zona Calcetello, al Parco degli Aquiloni. Insomma, una festa, bambini, ma non solo, anche con tanti intrattenimenti curati direttamente da te. Sì, è diciamo Magica, la mia agenzia, assieme a Magica Rugby, l'associazione che poi racchiuderà gli sport a livello anche ludico per i bambini dai 3 ai 6 anni, abbiamo organizzato questo grandissimo evento che spero Prato possa apprezzare, perché sono tre giorni di attività intense. Nello specifico avremo la mattina il risveglio muscolare per i bambini, quindi con i balli caraibici, i balli pop, breakdance, eccetera. Partiamo appunto alle 10, poi a seguire tutte le attività sportive, degli sport minori, che non mi piace usare questo termine, però effettivamente sono comunque sport che renderanno l'attività interessante, perché si potrà imparare come giocare per esempio a baseball, come lanciare un frisbee, come fare una gincana con la bicicletta. Poi proseguiamo fine pomeriggio e inizio serata, fino ad andare intorno alle 10-11, per avere artisti come Stefano Orselli, Maldestro, la tredicesima nota, il coro del Melograno, i piccoli Alfieri. Quindi per i bambini ma anche per gli adulti, veramente tanto da vedere e tanto da godere. Il nostro motto è quello di pensare ai bambini, e il bambino fa venire la famiglia, quindi dare anche alla famiglia la possibilità di stare bene nel nostro parco. Ci abbiamo la gastronomia per loro, la sera ci abbiamo gli spettacoli, e i bambini, stando in sicurezza, possono tranquillamente divertirsi nel nostro parco, con il parco avventura, il villaggio Wester, fare giochi ludici del tiro con la corda, la corsa nei sacchi, e perché no, provare anche qualche sport che all'interno di questo parco noi abbiamo allestito con le varie società che hanno aderito al nostro progetto. Bene, con questo abbiamo concluso, vi ringrazio della cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.